Salve a tutti bella gente, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Manserimia e oggi siamo qui in questo nuovo video per andare finalmente a scoprire come ho aderito all'ormai scorsa promozione della festa della mamma di Pandora. Ormai abbiamo avuto modo di conoscere la promozione di Pandora scorsa, in cui appunto spendendo 129 euro ricevevamo in omaggio un bangle in edizione limitata, e io ho aderito, però ovviamente non sono riuscita a farvi il video prima e quindi eccoci qua. Ho messo tutti i tre pezzi che ho preso per raggiungere appunto la soglia dei 129 euro in questi sacchettini, mentre qui c'è il bangle in omaggio, che io direi che è la prima cosa che possiamo andare a vedere, perché comunque ormai lo conoscono tutti, io lo volevo, ho avuto anche una piccola disavventura, ma per fortuna si è risolta bene grazie all'aiuto anche vostro, che mi avete dato su Instagram, perché ve ne ho parlato lì, ero un po' amareggiata e voi mi avete aiutato a risolvere il problema, quindi sono super contenta. Il bangle in questione è proprio lui, andiamolo a vedere per benino. Eccolo qui, la sua particolarità sostanzialmente sta tutta nella chiusura, che appunto è fatta a forma di cuore con queste alette che si muovono. È troppo troppo carino davvero, cioè mi piace un sacco, e l'ho pensato perché secondo me è data le incisioni, dato comunque anche le ali poste sul retro, insomma, che si muovono, lo vedevo perfetto per il mio bracciale dedicato alle nonne. Sapete il mio mini design che tengo sull'altro bangle, ecco, adesso andrò a spostarlo su quest'altro perché secondo me questo è perfetto. C'è scritto always by your side col cuoricino, poi le ali, quindi mi fa pensare agli angeli, mi fa pensare a loro, alle mie nonne, e quindi lo vedevo assolutamente perfetto. E in un altro video appunto andremo a modificare tutti i design incriminati con i nostri appunto nuovi acquisti. Allora, ve lo faccio vedere un attimino ancora meglio. L'incisione è bellissima, c'è questo corsivo molto elegante e poi c'è questo cuoricino inciso. Il problema che io avevo riscontrato con questo bracciale è che una volta aperto, così, intanto vi faccio vedere, c'è la punzonatura. Ecco, una volta aperto non si riusciva più a chiudere perché, come faccio a farvelo vedere, la linguettina questa qui, che permette l'incastro appunto e la chiusura del bracciale, non si chiudeva più, perché andando a toccare proprio, come faccio a farvelo vedere, cioè toccava qui sostanzialmente, in questo punto qua della chiusura, toccava proprio là, vedete ci sono perfino i segni, toccava lì e quindi non riusciva a chiuderla. Con una pinza in modo molto molto delicato sono andata a piegarlo un po' verso l'interno e adesso si chiude, che è una bellezza, molto resistente comunque. Per il resto il bangle è un bangle sostanzialmente liscio, non presenta nessuna scritta, niente, è un semplicissimo bangle, molto leggero, il classico di Pandora. La particolarità sta appunto tutta sulla chiusura. Le ali sul retro si vedono in questo modo, sono troppo belline, guardate. Non so quanto dureranno a mano mia, perché boh, sono sorrette così, ecco, mi sembra una cosa anche abbastanza delicata. Però non potevo non averlo, mi sembrava perfettissimo per quel bracciale dedicato alle nonne. E quindi eccolo qua, la scritta è meravigliosa, davvero, davvero bella. Visto dunque il bangle, direi che possiamo passare ad aprire uno di questi tre pacchettini e scoprire il suo contenuto. Non mi ricordo più dove ho messo cosa, quindi boh, andiamo random. Apriamo il primo. Sono tutti i pezzi che volevo, molto studiati. Ecco, i primi sono loro. Che belli. Li ho presi per un motivo specifico. Sono gli orecchini a cuore. A cuore, eccoli qua. In oro rosa. Ho laccato oro rosa, il rosa appunto classico di Pandora. Hanno questa forma a cuore un po' asimmetrica. E li ho presi per un particolare motivo, come già vi dicevo.
che non vedo l'ora di farvi vedere, ma questo lo scopriremo nel prossimo video riguardante appunto Pandora, dove andremo a fare gli aggiornamenti della mia collezione. Come si aprono? Semplicemente così, ecco qua, e poi qui c'è una sorta di gancetto che permette la chiusura. Sono molto carini, molto semplici, veramente piccoli, in verità me li aspettavo un attimino più grandicelli, però sono così, niente di negativo, ecco, semplicemente me li aspettavo un attimo più grandi, ma vanno comunque benissimo per lo scopo per cui li ho presi, e lo scopriremo prestissimo in un nuovo video appunto. Direi che possiamo passare senza indugiare oltre a quest'altro pacchettino. Andiamo ad aprire. Tada! No, vabbè. Tutti sapete quanto ho aspettato per prendere questa lanterna. È la lanterna araba di Pandora, un pendente in shine. Tutta colpa di Flavia sempre, comunque. Sottolineo e sottoscrivo. Ciao Flavia! È stupenda e la voglio mettere sul mio bracciale della primavera in contrapposizione o comunque speculare al sole sempre in shine che avevo già preso. Se vi siete persi il video del bracciale della primavera è sempre nell'info box, ve lo linko sempre qui, anche se YouTube un po' fa i capricci, ogni tanto non le fa uscire le scritte. Io le metto, ma ogni tanto fa i capricci, non so perché. E quindi ho preso questa, guardate che bella, io l'ho amata sin da subito, è stupenda, ha proprio questo stile arabeggiante, ha questa forma veramente molto molto arabeggiante. Vi avvicino, aspettate, ecco, cerco di farvela vedere il meglio che posso, è tutta traforata, con queste forme che sono talmente piccole che è incredibile che possano essere così definite. Anche qua sopra, guardate, c'è tutte le lune che sono traforate, insomma, non sono chiuse, non sono semplicemente incise, sono proprio traforate. È stupenda. Anche qui c'ha le stelline, sotto invece c'ha i cerchietti. Tutto il resto sono incisioni. Incisioni un po' a goccia, un po' a sfera. Poi ha queste sorta di aperture tipiche appunto delle lanterne, con questo sorta di arco a sesto acuto che è proprio tipico secondo me di quello stile architettonico appunto che hanno loro. È stupendo, è stupendo. Poi ovviamente dietro c'è una luna, come potete vedere, sorretta appunto da queste due anellini che formano una sorta di catenella piccolissima, e questa luna è bellissima. Vista da così dovrebbe essere una luna calante, credo, non lo so, e mentre se vabbè lo giriamo diventa crescente, giustamente, credo, o il contrario, non lo so. L'anellino che sorregge il tutto è un anellino molto sottile, con tutte queste borchiette, è ovale, sostanzialmente credo che questo charm sia stato pensato per una collana, come anche il sole che ho messo comunque sul bracciale del resto. Poi il tutto è collegato da quest'altro anellino qua, che è sempre ovale schiacciato, perché appunto accoglie due pezzi e non uno. Niente ragazzi, io non so che dire, l'ammirerei per ore, è veramente bellissima, secondo me se non fosse stata realizzata in shine non avrebbe reso come rende, perché magari in argento non lo so, avrebbe perso secondo me, non so, il dorato lo vedo molto nelle corde di una lanterna araba, nelle corde, cosa sto dicendo, sto delirando. Il gancetto che sorregge la lanterna, no, guardate, io me ne accorgo mano a mano che la guardo con voi. C'è questo gancetto, poi c'è una sorta di sfera a cui è agganciata. Poi, stupendo, è fatta benissimo, con tutte le varie dimensioni. È veramente bellissima e termina con questa punta.
È bellissima, è veramente stupenda. Certo, lo shine sappiamo tutti che col tempo, appunto, essendo un placcato oro, non resisterà. Però io cercherò di farci la più attenzione che posso, perché comunque in quel bracciale avrò 3 pezzi shine, ci metterò un po' più di cura, va? Non potevo non averla, cioè non mi ha fermato il pensiero che si rovinerà, ecco. Perché comunque la adoro, la volevo assolutamente. Direi che possiamo passare all'altro pezzo, che è un pezzo semplicissimo, forse il più banale tra quelli che ho preso, ovvero questo distanziatore qua. No. Ok, distanziatore a sfere in argento mi serviva perché ho un piccolo spazio sul bracciale da colmare e quindi niente, l'ho preso. È fatto da tutte queste sferette. Eccolo qua. Tutte queste sferette sono 6 lisce in argento e una che presenta tutti gli zirconi incastonati sopra. Anche bello luminoso, devo dire, di qua c'è la punzonatura. Non vi ho fatto vedere la punzonatura degli altri. Io credo che questo sarà qua dentro. Raga, sono diventata scema per trovarla. Eccola qua, all'interno di una colonna. Sono diventata stupida per trovarla, non so se riuscirete mai a vederla. C'è scritto Alemet. S925 non so se c'è, non l'ho trovato. Ok, possiamo ritornare a lui. Niente, un semplicissimo distanziatore. Esiste anche la catenina di sicurezza della stessa linea. Prima pensavo di prendere quella, però anche no. Cercavo semplicemente un distanziatore per colmare quel piccolo spazio che se no mi urta i nervi. Ormai che ci sono, vi faccio vedere anche la punzonatura degli orecchini. T1, mai sentito. C'è scritto proprio T1 Ale Matt. E laggiù, cioè nell'arco piccolo appunto dell'orecchino. Ve li faccio rivedere perché magari prima ero più lontana. Si chiudono così, molto semplicemente. Sono anche molto molto delicati secondo me. Ed ecco qui il nostro bangle in omaggio. Il nostro piccolo distanziatore, la nostra lanterna e gli orecchini. Io direi che per questo video è tutto, bella gente. Io non posso far altro che salutarvi, ricordarvi di iscrivervi al canale se i miei video vi piacciono e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!